Wow, ragazzi, e bentornati in questo episodio speciale su Salva il Mondo. Fortnite truffa il mondo presenta i meme e i funny moments più divertenti, più votati sulla community di Reddit. In assenza di contenuti su Salva il Mondo, Kino si reinventa e oggi andrò a condividere con voi quelli che sono i meme e i video più divertenti che sono riuscito a trovare nel corso del mio tempo su Reddit. Vi anticipo che se questo video riesce a superare i 1000 like, porterò sicuramente anche il secondo episodio. Quindi mi raccomando, lasciate un like solamente se volete che io continui questa serie. Non lasciate un like solamente perché è un video di Kino, lasciatelo solamente se volete che questa serie continui. Prima di cominciare con l'episodio, vi lascio un indovinello e vi darò la risposta alla fine di questo video. L'indovinello, presente anche sul gioco trivia, molto semplice, dai, chi non lo sa significa che veramente ha giocato davvero poco a Salva il Mondo, ed è il seguente. Quale personaggio su Salva il Mondo continua a chiedere il suo medikit perduto? La risposta la vedremo alla fine del video. La maggior parte dei meme e dei video purtroppo raga sono in lingua inglese, io farò il mio meglio per poterveli tradurre, per strapparvi comunque un sorriso in questo periodo abbastanza difficile e vedremo se questo episodio sarà di vostro gradimento. Eccoci con la prima immagine, Ray esclama: gli zombie nel muro non possono colpirti, in effetti loro non esistono. Ma tutti noi ben sappiamo che questa regola non è per niente vera. Gli zombie continueranno a passare attraverso i muri e gli smasher passeranno persino dentro il binario 9 3/4. Sempre Ray che dice: aggiungi il blab per startare il furgone. E come potete vedere in questa foto il furgone ha l'inserimento del blab completamente bloccato nella collina. Sinceramente non mi è mai successa una cosa del genere, però purtroppo davanti a questo screen non potevo che ridere. Sapete qual è la via più veloce per scappare dai dungeon? Non è utilizzando una build speedrun, non è utilizzando una build straforte, è semplicemente questa galleria disegnata con lo spray con l'uscita sul fondo. Ah sì, ci tengo a precisare che ovviamente non è vero, si tratta solamente di humor. Questo meme a me personalmente mi è piaciuto veramente tantissimo. Cosa preferite, fare contenuti freschi per Salva il Mondo, una nuova storia, nuovi eventi? Nah, assolutamente no. Più archi? Assolutamente sì. Perché come abbiamo potuto notare in questo ultimo periodo ci sono più archi che contenuti su Salva il Mondo, quindi questo meme risulta veramente appropriato. Non poteva mancare che una menzione sul concerto di Travis Scott appena tenuto su Battaglia Reale. Battle Royale ha appena avuto il suo concerto di Travis Scott, mentre nel frattempo in Salva il Mondo... ok, questa era una genialata. Questo giocatore invece ha trovato un altro giocatore di Salva il Mondo che stava aspettando per degli aggiornamenti. Guardate cosa gli è successo. E guardate anche cosa è successo a Ramirez, che sta aspettando, poverina, che la Epic introduca la sua storyline. Povera Ramirez, ormai la stiamo vedendo invecchiare giorno dopo giorno. Avete mai visto uno sviluppatore di Epic Games che programma il gioco di Salva il Mondo? No? Ve lo facciamo vedere subito. Questa clip è dettata dal fatto che Salva il Mondo è una delle modalità con più bug presenti su tutto il gioco. E il motivo di questo video è anche il prossimo. È questo il motivo per cui abbiamo bisogno di miglioramenti, perché poi succede questo durante le nostre resistenze. Questo giocatore invece, per quanto io lo abbia trovato ironico, ci rende partecipi di quanto faccia schifo in matematica. Ragazzi, studiate matematica perché potrà essere importante in tante cose nella vita, anche nella seguente. Qui abbiamo qualcuno che si diverte con pochissimo, infatti quest'ultimo, grazie a un giochetto effettuato con i portali, è riuscito ad ottenere un casino di upvotes. Giocare coi portali è una cosa molto divertente, una volta si utilizzavano per far scomparire le bombole dei bombaroli, in questo caso abbiamo un utilizzo totalmente differente. Un'altra perla trovata su Reddit è questo giocatore che durante il crash dei server non riusciva più a muoversi, non poteva fare nessun tipo di movimento a parte utilizzare qualche abilità, in questo caso senza cooldown, quindi il suo unico mezzo di trasporto è stato il calcio rotante. Vi lascio la clip. Yeah.
A quanti di voi sarà successo invece di cadere nel vuoto nella mappa? Beh, sappiate che se siete abbastanza reattivi potrete salvarvi, ma ciò non toglie che anche salvandovi potrete morire con una delle tante variabili che sono presenti nel gioco. Avete presente quando si sale tantissimo di livello e persino gli abbietti sono spaventati dalla vostra potenza? Come avete detto, non esiste questa funzione? Gli abbietti non possono vedere la nostra potenza? Guardate questa clip. Secondo voi è più forte un fortino con più di 50.000 HP e tantissime trappole? Oppure qualche ragazzetta teschio? Ovvero le streghe. La risposta penso la conosciate tutti abbastanza bene, assolutamente è molto più forte la strega. Questo meme è in assoluto uno dei miei preferiti, raga. Nella prima immagine abbiamo uno smasher addormentato, che simboleggia l'Epic Games che prende provvedimenti contro le persone FK nelle missioni regolari, contro i player tossici in missione, contro le ricompense che dovrebbero scalare correttamente man mano che si avanza di livello, contro gli spawn buggati, contro il bug di recupero dei dati che non ti fa startare la missione, contro l'hitbox dei blasters che è completamente buggata, oppure quella dei frigoriferi che, seppur non toccandovi, riusciranno a sbalzarvi indietro molto fastidiosamente, contro il teletrasporto dei mini boss, la non presenza di un tutorial per appunto gli zombie elementali, oppure contro l'interfaccia grafica peggiore di tutti i tempi. Mentre nella seconda immagine lo smasher incazzato nero poteva simboleggiare solamente una cosa, ragazzi. Voi che state in casa base a farmare nella vostra stessa base con le vostre stesse trappole sudate nel corso di tutta la vostra esperienza di gioco. Eccoci arrivati alla missione Salva i Superstiti. Quando mancano precisamente 30 secondi, esistono due tipi di persone: chi dice che resta fermo fino alla fine della missione, oppure chi va in giro a farmare come un pazzo e se potesse tirerebbe fuori tutti i picconi presenti dall'armadietto per poter farmare molto più velocemente. E tu, tra quali di queste due categorie ti vedi rispecchiato? I meme della Battle Royale contro Salva il Mondo sono veramente un'infinità. Ecco qui un'immagine proposta, sempre da un utente, dove mette a confronto le due modalità. Battle Royale, una grande collaborazione con Marvel, una grande collaborazione con Travis Scott, aggiungerei, e tutte le cose che sono state aggiunte ultimamente, nuove modalità di gioco, nuovi oggetti, nuove skin, nuove sfide endgame e ricompense altrettanto nuove, e tante ricompense permanenti da tenere. Mentre su Salva il Mondo sono sempre le solite missioni, con appunto abietti con molta più vita e basta, con inutili ricompense PE, al posto che comunque magari stravantaggi epici o leggendari, piuttosto che gocce di pioggia o comunque materiali da evoluzione, e quindi ci fa notare che appunto non c'è sfizio a giocare nelle zone endgame, perché appunto le ricompense, anche se pur buffate, diciamo che non ci soddisfano. Perché quello che vuole far capire comunque con questa immagine è che Fortnite Salva il Mondo purtroppo non ha un vero endgame degno di essere chiamato endgame. Semplicemente sono missioni con zombie di livello più alto, quindi con molta più vita, più resistenza e niente di particolare. Sempre rimanendo in tema Battle Royale contro Salva il Mondo, in Battle Royale ora puoi nuotare, pescare, trasportare compagni tramortiti sulle spalle e nasconderti nei cestini della spazzatura, piuttosto che nei gabinetti. Mentre in Salva il Mondo ora puoi... No, non puoi ancora abbassarti invece. La motivazione di tale scelta, che appunto non possiamo abbassarci su Salva il Mondo, è dettata dal fatto che appunto gli zombie vengono triggerati quando noi ci abbassiamo e quindi, a detta di Epic, non riconoscono bene il nostro giocatore. Mi sembra un po' assurdo, nel 2020. Questo meme invece non penso abbia bisogno di spiegazioni. La prossima a me ha fatto ridere parecchio, diciamo che è un po' la logica che utilizza l'Epic Games in questi giorni. Seduti ad un tavolo, appunto gli sviluppatori di Fortnite dicono: i nostri giocatori di Salva il Mondo pensano che Ken Spadaccino sia il peggior eroe mitico. Cosa dovremmo fare? Baffiamo ancora le spade, lo reworkiamo. E il terzo dice: creiamo un nuovo ninja mitico talmente terribile che Ken Spadaccino non sarà più il peggiore. Ed è così che il terzo dipendente diventa il dipendente del mese. Fantastica questa, veramente fantastica. Questo più che un meme è un dato di fatto davvero che ci dà da pensare. Un utente chiede su Reddit: sapreste dirci se in futuro potremo costruire più strutture nella base di Montespago? Perché come tutti voi ben saprete c'è un limite tra le strutture e le trappole che è possibile piazzare che non è possibile sorpassare. O meglio, è possibile sorpassare tramite qualche glitch, ma diciamo che è meglio non farlo in quanto le prestazioni calano in una maniera impressionante. La risposta di Epic è la seguente: sfortunatamente, per problemi di performance, non possiamo aumentare il limite di strutture. Allo stesso tempo, per la Battle Royale chiedono: c'è qualche piano per incrementare la memoria massima delle isole? E l'Epic risponde: sì, stiamo lavorando a strumenti più precisi per le prestazioni e questi ci consentiranno di rendere più accurati i budget di memoria.
il che dovrebbe comportare un aumento della memoria e probabilmente la possibilità di avere una memoria suddivisa in zone come facciamo sulla mappa di Battle Royale. Questo è un piano a lungo termine, quindi ci vorrà del tempo per vedere questi cambiamenti. Comunque, che dire raga, io di meme ne ho ancora tantissimi che mi riservo per il prossimo episodio, ci tengo molto a sapere voi cosa ne pensate, soprattutto spero di avervi strappato un sorriso con questo episodio. Diciamo che non è stato facile reperire tutto questo materiale comunque, spero che abbiate almeno apprezzato l'idea, è qualcosa di totalmente diverso dal solito, semplicemente per staccare un po' dai tutorial, guide, piuttosto che dai gameplay oppure build eroi o dai consigli che vi do nei video di tutti i giorni, è giusto anche ogni tanto variare e cercare di strapparvi un sorriso, specialmente in questo periodo difficile. Quindi vi ricordo che se superiamo i 1000 like porterò il secondo episodio. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Noi ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni. E ti ricordo che puoi utilizzare il codice KinoTV per supportare la crescita di questo canale. Da questa serie potremo anche utilizzare le vostre clip, quindi se avete clip divertenti vi invito a inviarmele su kinotvofficial@gmail.com oppure inviarmele direttamente sul nostro server Discord che vi lascio qua in descrizione. Bella bella! La risposta del primo indovinello era Ned. Occhio che la Epic prende provvedimenti sulle mod tossiche.